degli altri degli arruolati perché... Dammi il foglio, va, che viene. Sì, non so, no, sapete che non sono in grande spolvero, dunque bisogna che leggo stavolta. No. Tedeschi? Tedeschi no. Cioè, convocato, io penso che sia perché lo voglio far venire a mangiare gratis. No, Statella ha recuperato. Caccetta c'ha una caviglia così. La speranza sia... Sì, ne abbiamo un po' di problemi, sì, stavolta ne abbiamo un po' più del solito. Però, insomma, oramai... Siamo abbastanza abituati, dunque vediamo. A sinistra non c'è occupa, tanto non c'è Zani, non c'è che potrebbe essere forse Blondet. L'ha fatta formazione. No, 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 no. L'unico che si adatta è Blondet. Sì. Ce l'ha già fatto, sì. A Stronen ci sono alternative. Potrebbe esserci fornito in mezzo al campo dal primo minuto, anzi c'è sicuramente, ci sarà sicuramente. Probabilmente ci saranno due mancini. Mezzo centrali carrieri, dunque la squadra è quella. Sai, che sono partite onestamente che può succedere di tutto, non penso che sia qualcosa di scontato, è normale che avremmo preferito farla al meglio delle nostre condizioni, magari anche loro con la possibilità ancora di vincere, probabilmente era una partita, no? Che pensavamo tutti potesse essere decisiva per chiunque. Invece non è così, è normale che a tutte e due le squadre, una per un verso, come hai detto, per rimanere secondi. Ecco, e noi invece, facendo il risultato, potremmo avvicinare il nono posto. Dunque, questo è. Il valore della partita è questo, più che il resto. Beh, scusa. Non lo so, onestamente è probabile, anche se insomma problemi ce l'abbiamo dietro. Ragazzi, abbiamo sia i due soliti, che sono Novello e Chirichimo, che Gaudio, 98, Gaudio, centrocampista centrale di qualità. Siamo in 19 con Tedeschi, ma penso che Tedeschi... Posso pregare una cosa? Mi sembra che sia tutto spezzettata la dichiarazione del mister, poi per le televisioni diventa quasi inutile, penso a Pippo e agli altri. Ah sì, è vero. Ah, scusate, ripartiamo. Facciamo... No, continuiamo, vai. Miglioriamo andando. Presidente, diciamo che non è passato un punto, però già l'unica scorsa hanno un po' nato, nel senso che hanno perso... Sì, sì, ma ripeto, Benevento però ha sì, ma questo concetto che qualcuno ha, adesso non so se l'avete qualcuno voi, che chi pensa ai play-off poi non gioca le partite, è il contrario, cioè prepararsi bene ai play-off arrivandoci in forma, infatti addirittura è stato cambiato allenatore, dunque vuol dire che giustamente se ci arrivi ai play-off in un modo puoi vincerli. Visto che questa volta poi addirittura una squadra su 8, dunque è lunga un torneo quasi a parte, dunque sicuramente cercheranno di fare in modo di trovare la condizione migliore, lo schema migliore, i giocatori migliori per fare poi le finali. Senti Giorgio, il Presidente è uno che parla poco, no? Però quando parla, cioè a questo nuovo posto mi è sembrato di capire che c'è. Sì. Credo, no, non l'ho visto io negli ultimi giorni, però l'ho visto il direttore che mi ha detto questa cosa, ma io ci tengo più di tutti come tifosi, come giocatori, dunque ci proveremo, certo, le condizioni fisiche soprattutto, dai, non sono ottimali perché abbiamo 5, 6, 7 giocatori fuori, soprattutto i ruoli un po' degli stessi reparti, questo ci crea sicuramente problemi, ma noi vogliamo giocarcela con il Benevento e a Melfi, poi vedremo se riusciamo a raggiungere anche questo obiettivo, visto che i primi due sono stati raggiunti con grande brillantezza, ci auguriamo di raggiungere anche il terzo, ci proveremo fino alla fine, insomma, dai. Non lo so, adesso abbiamo due partite, io ho sempre fatto da almeno 3 mesi a questa parte, da quando ci sono state le semifinali di Coppa, ho pensato quasi sempre 3 partite alla volta, adesso ne penserò 2,
perché ho dato, no, per, non, cioè il problema è che questa volta veramente mancano tanti giocatori, dunque sono in difficoltà, ma perché quello che io ho sempre detto, tenere tutti i giocatori, attenere a tutti i giocatori per me sono uguali, lo confermo, anche se magari qualche volta avrei fatto scelte diverse, ma il concetto non deve mai mancare, dunque quello che io ho detto ai giocatori rimane quello, dunque giocheranno sempre tutti, un po' uno, un po' l'altro, sono tutti per me di alto livello, dunque non lo so, e ripeto, però il mio concetto è domani e anche sabato a Melfi, dunque devo fare in modo che la squadra sia equilibrata e che tutti mi diano quello che possono darmi in questo momento. Le proiezioni dicono che domani Potenza e Melfi potrebbero trovarsi tagliati, perché come Melfi gioca una partita importante a Matera, ma che era di per cercare di agganciare. Noi se riusciamo a agganciare, se riusciamo ad agganciare il Melfi, a Melfi avremo 2 risultati su 3. Questa è la matematica, questa è la matematica, ma dobbiamo fare un punto più del Melfi come minimo, però siccome il Melfi gioca a Matera, ma il Melfi in questo periodo ha battuto tutti, dunque ci sta qualunque risultato, come penso noi, e dunque questo è sicuramente l'obiettivo, andarcela a giocare a Melfi con 2 risultati su 3 sarebbe una cosa molto buona, e però tenere conto anche alla Lupa Roma, che a 40 punti può arrivare a 46 e ci batterebbe per gli scontri diretti, e il Barletta addirittura può arrivare a 47 se batte il Foggia in casa, e poi l'ultima mi sembra una partita abbastanza semplice, dunque non è scontato niente, può arrivarci chiunque al nono posto, però adesso non bisogna, io penso alla partita di domani a fare il risultato, poi penseremo all'altra cosa del nono posto. Con la riforma dei campionati della Lega Pro si era detto che si doveva quasi azzerare il rischio di penalizzazioni con i campionati passati a Torino. Alla luce di questa stagione, qual è il pensiero di Matteo? Ma non, puoi fare le riforme che vuoi, e se, se non ci sono situazioni corrette, cioè nel calcio come nella vita, io posso fare la spesa per 100 euro se ho 100 euro, se faccio la spesa per 200 euro e ho 100 è rischio di fallire, questo è quello che succede nel calcio, dunque non credo sia fare 60 squadre, 40 squadre come leggo, 30 squadre, 20 squadre, se poi in mezzo a queste ci sono quelle che non pagano, dunque non ha assolutamente, è normale che più squadre ci sono e più rischi ci sono, ma se guardiamo i penalizzatori di quest'anno sembra che siamo 100 squadre, 90 come lo eravamo prima. La verità è che non credo questa sia la risoluzione dei problemi. La risoluzione dei problemi è fare il campionato chi dimostra di avere le possibilità, punto. Cioè non, il resto non è regolare, però in Italia, come sapete, mi sa che di cose poco regolari o poco normali tutti i giorni ci sono, dunque bisognerebbe cominciare a cambiare però. Portiere Ravaglia... domani, e poi ci saluta perché deve, ha un problema che deve risolvere, dunque a Melfi Saracco. Dunque, no, problema suo, personale che ha chiesto, no, assolutamente no, perché questa è stata una richiesta sua quando ci siamo salvati per un motivo personale, la maglia è libero da lunedì e dunque gli ho concesso questo. E dunque domani gioca Ravaglia e a Melfi sarà. Questo sì. Dopo Melfi la squadra farà 2 o 3 giorni, 4 così, poi farà una cena, almeno quello che ho sentito dire dal direttore, dal presidente, dal direttore, e poi andremo via. Sì, perché insomma. Potrebbe esserci il Calderini dove è il sa che lì davanti ancora non. Lì davanti è l'unico posto, sono gli unici posti dove non ho proprio pensato, il problema mio è come risolvere gli altri problemi, bravo. Davanti, come sapete, abbiamo 4 punte per 2 posti, abbiamo 2 esterni offensivi per 1 posto, abbiamo però fornito domani giocare a mezzo, dunque un po' meno scelta sull'esterno, però insomma, questa, no, cambia poco, ripeto, non lo so, veramente ancora non ci ho pensato, ci voglio vedere bene quali sono le 2 soluzioni migliori per questa partita
e anche per la partita di Melfi, perché sicuramente non riproporrò diciamo la stessa coppia dall'inizio. Tedeschi sicuramente sì, ma hanno detto di sì anche lui. Caccetta lo tiriamo fino all'ultimo giorno, credo, mi ha detto Pino Suriano, che come sapete è il mago delle caviglie, che lo sta già trattando. Caccetta rischio e... Un po' diverso da quello di Foggia, come fortuna. Sì, un po' meno, però insomma, sarebbe bello vederlo in campo, perché insomma a Melfi probabilmente ci giocheremo questo l'anno posto, sicuro, quasi sicuramente. Oramai è passato l'attimo, non mi ricordo qual è stata la partita, credo sia proprio avversa. No, proprio avversa, che proprio sia lui che Caccetta erano un po' i minimi, però mi hanno dato la disponibilità, oltretutto hanno fatto tutte e due una grande partita, dunque oramai la verità è che la parte psicologica è sempre decisiva. Quando stai bene con la testa, anche se sei stanco, vai bene lo stesso. Del resto pure l'anno scorso a Pavia ha fatto solo una settimana di stop e qualcuno dice che è stato a lungo infortunato. Ma questi qualcuno cosa, che dicono delle bugie, bisogna dirle. No, gli abbiamo già detto. Ah, abbiamo, detto. Sì, ho corretto. Mamma. Posto?